È il comandante che parla. Benvenuti a bordo del volo Londra-Milano-Linate. Tra pochi minuti decolleremo. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Torno in Italia, solo per le vacanze. Mi faccio una settimana a casa e poi ritorno qui a lavorare. Sono italiano, da 30 anni ormai. L'Italia è il mio paese, come si dice, la mia madre patria. È come dire che l'Italia sia mia madre che mio padre. Cioè, l'Italia è i miei genitori. È come loro mi ha cresciuto, mi ha educato, mi ha insegnato. Mi ha insegnato ad andare in bici. Poi mi ha insegnato che è un paese che non funziona. Veramente le parole giuste erano: che paese di merda! Mi scusi. È un paese che non funziona, non c'è futuro, non c'è speranza per i giovani. Mi ha insegnato ad andare in bici. E poi mi ha comprato una cicletta. Sono stato un impiegato, un educatore, un telefonista, un magazziniere, un barista, un agente, un organizzatore, un volontario della messa dei barboni, un facchino, un guardarobiere, un cameriere, un imbustatore. Sì, ma specializzato, eh? Io usavo il pluriball. E poi sono anche poliglotta, conoscenza scritta buona, dai, orale me la cavo. Hobby e interessi, nuoto bene e scribacchio. Rimpianti, non sono mai stato un pescatore né un infermiere. Ora sono di nuovo magazziniere. Compra i nostri gratta e vinci, gratta e vola. In palio, fantastici premi. Buona fortuna. Che genere di situazione è questa? È assurda? Io non sono mai riuscito a guardarmi allo specchio e a dire: ecco, questo sono io. Io ci provo a mantenermi un lavoro, ma in qualche modo prima o poi sparisce. Il magazziniere lo puoi fare anche in Italia. Oh, il lavoro è lo stesso! Però lo fanno in modo diverso qui in Inghilterra. Lavorando qui ho imparato tanto. Ho imparato anche un sacco di parole in inglese. Per esempio, pizza peperoni! Non è la pizza con i peperoni, è la pizza col salame. E se non vivi qui certe cose non le sai. Cioè, cosa rimaneva a fare in Italia? Che ormai quasi tutti i miei amici si sono trasferiti all'estero. Ma, ciao. Sì, sono in aereo. Cosa è il telefono? Oh, cazzo. No, ma non posso parlare, se uso il telefono qui è vietato, le onde elettriche, precipitiamo, coso, le radiazioni, oddio che cosa ho fatto con le interferenze. No, sì, posso parlare. Sì, sì, tutto bene, ti chiedono dolce o salato, ma no, io non piglio niente, mi son fatto un panino. Sì, no. Un signore, elegante, boh, è strano. Non parla? Eh? Ma con il ragù o con il pesto? Grande mamma! Sì, sì, lo mangi lei. Stasera. Perché stai piangendo, ma? Dai che stai spendendo un casino, mi sa. Ci vediamo dopo. Ciao, ciao, ciao. Ci facciamo una foto? Un ricordo. Con mia madre a casa adesso c'era lì anche mia sorella. Però lei non mi parla. Non mi parla! Ce l'ha con me per il fatto che me ne sono andato, che sono partito. Ah, ma lei lo sa che nell'ultimo anno c'è stato un aumento del 30%, forse era il 28%, insomma, un sacco di gente per cento in più degli italiani si è trasferita all'estero. Ecco, per mia sorella siamo tutti dei cretini. Grazie. La parola è facile. Poi lei è sempre in fissa con sta storia di fare qualcosa tutti insieme, uniti. Vuole anche aprire un magazzino. Lo chiama il nostro magazzino, da gestire lì in Italia. Voleva tirarmi in mezzo. Ma io no. Io no. Io sono partito. Eh sì, le ho detto: ciao bella, arrivederci, goodbye, auf Wiedersehen, Chantal, adios. Perché io me la vedo io. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Tra pochi minuti precipiteremo. Posso tenerle la mano?